Allora Tony, parte questa stagione 2020, abbiamo completato questa bella serata dove ci siamo un po' conosciuti, volti nuovi, volti già noti, sponsor vecchi, sponsor nuovi, diciamo così. È tutto pronto per partire con questa stagione 2020 che si pronuncia un po' complicata da quello che sta accadendo, però come sempre Fashion Bike ci mette la sua parte. Sì, a parte un po' di problematiche che abbiamo in Italia oggi anche con lo sport purtroppo, ma sì, diciamo che siamo pronti, abbiamo delle belle conferme di sponsor storici che ci affiancano, sponsor nuovi, come abbiamo detto prima, c'è Marino che ci conferma, Perillo, c'è un nuovo sponsor che è Power Gas, c'è Sapori di Partenope che è un nuovo sponsor, è un ristorante a Napoli, e tutti già gli amici che ci aiutavano in passato, sia sponsor tecnici che come Fuorigiri che ci dà una grande mano con le moto Squarn, Aromi e Dolci, uno sponsor nuovo, ed altri storici che stanno con noi da sempre come Airo, TCX, UFO, Don Joy, Oakley, eccetera, diciamo così. Allora, con quanti piloti partiamo e quali sono i campionati, insomma, di riferimento quest'anno per la squadra di Fashion Bike? Allora, partiamo con circa 130 licenziati, più o meno in linea con quelli che sono i numeri scorsi del team, più o meno. I programmi sono in linea di massima, sono gli stessi. Rafforziamo ancora di più il discorso del campionato italiano junior, perché quest'anno avremo tra gli 8 e 10 partecipanti solo della scuola, della Fashion Bike MX School. Sono tutti ragazzini che corrono da un anno e mezzo, che piano piano stanno crescendo, li portiamo a fare esperienze in questo campionato che è una vetrina a livello nazionale. Da quando hai iniziato a prendere le redini di quella che era la scuola di Ivan Di Bello, che ricordiamo sempre con molto affetto, ti ho visto un po' cambiato, sei diventato, non so, più paziente, e è un lavoro che ti sta appassionando questo con i ragazzi, di la verità. Sì, sicuramente è un lavoro dove la pazienza è fondamentale, perché comunque devi lavorare con bambini dai 5 anni in su e devi non solo insegnargli le tecniche del motocross, ma devi cercare di entrargli anche un po' in testa e capire anche il loro stato d'animo, le caratteristiche fisiche, le caratteristiche psicologiche. Allora è uno sport difficile il nostro da insegnare, quindi, però sì, la passione c'è sempre stata, ma mi sta prendendo sempre di più, perché ormai sono 5 giorni a settimana sono in pista con loro, è diventata veramente una seconda famiglia, anche con i papà, con le mamme, ci frequentiamo al di là della pista, e quindi sì, è una cosa che mi piace tantissimo. Allora, io voglio ringraziare anche la location che ci ha ospitato, la famiglia Martino, con questo bel ristorante che si trova qui a Sessarunca, proprio sul litorale Domizio, dietro di noi c'è il mare, un bel luogo dove, insomma, intrattenersi. Abbiamo anche visto un bello spettacolo pirotecnico. In conclusione, vuoi, non so, ringraziare o salutare qualcuno in particolare prima di dare il via poi a questa stagione 2020? Sì, voglio salutare e ringraziare soprattutto Luciano Martino che ci ha ospitati e ci ha trattato da fratelli. Lui è uno dei papà dei bambini della scuola e siamo veramente amici. Voglio ringraziare tutti i papà e le mamme della scuola che, oltre a dare una mano nella scuola stessa, stasera hanno offerto lo spettacolo dei fuochi, l'hanno fatto loro, è stata una sorpresa della festa, quindi grazie a te e grazie a tutti naturalmente. Bocca al lupo allora. Crepi, grazie.